Fano si prepara ad una settimana da capitale all'interno del progetto 50x50 di Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024. L'iniziativa, che coinvolge tutti i comuni della provincia, ha infatti visto la presentazione del programma della vicina Fano, che si svolgerà dal 3 al 10 marzo con tantissime iniziative per tutti. Vi attende così tanto che mi dicevano i grafici che non avevano lo spazio per inserire tutto il nostro programma. Più di così, Fano si chiamerà naturalmente Cultura, perché noi siamo naturalmente culturali tutto l'anno e tutti gli anni, quindi ci aspetteranno visite accompagnate alla Fano Romana, potrete vedere le bellezze dei nostri monumenti, ascoltare concerti grazie al coro gospel, grazie all'orchestra sinfonica di Rossini, tante conferenze, presentazioni, e in più a fine di questa settimana ci sarà il Festival di Economia Circolare, che per il primo anno arriva a Fano e sarà il primo di una serie di anni, grazie alla collaborazione con le associazioni, con le imprese, i consorzi, tutta la realtà di Fano e del territorio parla di ambiente. Perché? Perché Fano si basa proprio su questa lezione, grazie a Vitruvio, che 2000 anni fa ci ha fatto capire che cultura e ambiente devono assolutamente essere collegati per uno sviluppo ottimale e sociale, e questo è anche il focus di Pesaro Capitale, che si chiama la natura della cultura. Quindi più di così, dal 4 all'11 marzo a Fano ci sarà tantissimo, vi potete stabilire nella nostra bellissima città perché non avrete un minuto libero. Grande importanza e attenzione è stata data all'8 marzo, che vedrà tantissime iniziative in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Ci siamo insomma sentiti una certa responsabilità di interpretare in modo ancora più importante e rigoroso una proposta culturale che abbiamo pensato appunto nella programmazione di Pesaro Capitale della Cultura e anche con la collaborazione della Fondazione Teatro della Fortuna, proponendo due appuntamenti che hanno alle spalle una ricerca di oltre un anno e mezzo che ruota intorno al tema della marineria, un tema caro alla nostra città, indagando quella che è la dimensione e l'identità delle donne all'interno della marineria, partendo dal libro marinaresco, romanzo marinaresco di Giulio Grimaldi, La Maria Risorta. Quindi alle 18.30 dell'8 marzo al foyer del Teatro della Fortuna presenteremo appunto questo. Invece la sera alle ore 21 ci sarà uno spettacolo curato da Carlo Simoni insieme al professor Franchini. Carlo Simoni sarà anche interprete e regista, accompagnato dal coro polifonico malatestiano, di una rivisitazione di questa storia della Maria Risorta, della dimensione del mare e soprattutto nel protagonismo delle donne della marineria, che hanno sorretto in modo, diciamo così, silenzioso e molto spesso non troppo raccontate la comunità del porto, la comunità marinara e intere, diciamo, generazioni di figli cresciuti da sole. Un progetto dunque, il 50x50, che unisce tutti, anche Pesaro e Fano, al di là di ogni derby. È un gioco di squadra, non è un derby, poi ci sono le partitelle interne, ma non è questo. Credo che vada al merito a Fano di aver costruito un programma innanzitutto molto ricco, ma che tiene insieme quelli che sono gli elementi, diciamo, distintivi, imprescindibili della città di Fano, quindi dall'archeologia al tema naturalmente legato al carnevale fino al lavoro, diciamo, fatto sugli asset principali che la città ha, con anche un programma innovativo impostato sull'economia circolare, quindi anche questo molto in linea in realtà con quello che è lo spunto dato dal dossier della natura e la cultura, di tenere natura, tecnologia e sostenibilità al centro delle progettualità. Ne vengono oltre 60 appuntamenti in una settimana, quindi un numero veramente impressionante, passando per inaugurazioni di mostre fotografiche, di pitture, insomma, quindi un focus veramente importante. Quindi siamo grati davvero a Fano per un accento così importante, quindi facendo capire anche quante linee di collaborazione presenti e future ci possono essere con Pesaro, ma in realtà con tutto il territorio provinciale che è protagonista della capitale.